con il progetto del comune che diciamo si è legato al bando della regione sulla rigenerazione urbana, sicuramente si è focalizzato l'attenzione sul andare a esplorare alcuni luoghi che non sono facilmente frequentati dalla gente comune o addirittura i napoletani non li conoscono proprio. Quindi abbiamo la zona di Porta Capuana dove ci sta il chiosso di Santa Caterina a Formillo e quindi abbiamo avuto una stretta collaborazione con Made in Cluster che si occupa proprio della ristrutturazione del posto. L'anificio 25 che comunque insomma in città è abbastanza conosciuto, dove faremo diciamo un DJ set con l'ideatore Andrea Scherne e un DJ, e poi abbiamo la scalinata di Montesanto dove anche lì luogo diciamo che è un po' abbandonato e poco conosciuto dai napoletani, che in collaborazione al quartiere intelligente diciamo abbiamo pensato di organizzare un concerto con Barami sulla scalinata sabato sera alle 21. Sono 60 le case napoletane che apriranno le porte alla musica e 200 gli eventi diffusi in tutta la città, con concerti anche sulle scalinate a Montesanto, sulla Floridiana e dalla Federico II e nei palazzi dello Spagnolo, Zevaios, Mastelloni e del Piemonte della Misericordia, oltre a chiese, sale, scuole e teatri. È la quarta edizione di Piano City Napoli 2016, il festival del pianoforte ideato da Andrea Schern, in programma dal 13 al 16 ottobre, con musica classica, jazz, pop, contemporanea ed anche partiture originali. Una vera invasione che comincerà giovedì 13 alle 21.30 con 21 pianoforti in concerto sotto al colonnato di San Francesco di Paola in piazza del Plebiscito. Piano City è uno degli avvenimenti più belli e di grande rilievo internazionale che si svolgono a Napoli. È una collaborazione che abbiamo cominciato qualche anno fa, ci ha dato dei risultati stupendi e possiamo ora fare una edizione davvero grandissima. Direi che Napoli suona il mondo in questi giorni e cominciamo con questo bellissimo evento che sono i 21 pianoforti lungo il colonnato di Piazza del Plebiscito. È stato già l'anno scorso un fatto eccezionale che ha avuto un rilievo mondiale e insieme all'illuminazione del colonnato siamo diventati veramente, credo, la città con più selfie nel mondo nel Natale scorso, quindi davvero questo è uno degli eventi più belli dal punto di vista artistico e musicale che si fanno nella città di Napoli. Poi direi che il pianoforte è così dentro la nostra tradizione, la nostra identità, per cui davvero possiamo esprimere l'immagine di Napoli nel suo connotato e nella sua fisionomia più bella e universale.